Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo subito con la seduta del Question Time e vi prego cortesemente di prendere posto. Iniziamo con l'oggetto numero 137. Ricordo sia a chi interroga sia a chi rispondere di essere tassativo sui tempi, altrimenti andiamo sempre fuori, non riusciamo a rispettare il nostro ordine del giorno. L'interrogazione con la quale cominciamo è del consigliere Squarta e rivolta all'assessore Paparelli. Chiarimenti urgenti in merito al futuro dei dipendenti delle aziende IMS Isotta Franschini, ex Pozzi di Spoleto. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. Questa è una tematica di un'importanza enorme per la nostra regione, perché parliamo del futuro di decine e decine di tante famiglie in Umbria che purtroppo vivono con l'angoscia di non sapere qual è il loro futuro, e credo che la regione, chi rappresenta e chi diciamo governa questa regione, non può in nessun modo abbandonarle, soprattutto hanno necessità di avere chiarezza. Il 25 luglio 2017 una delegazione dipendenti di IMS Isotta Franschini è stata ricevuta a Palazzo Cesaroni dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e dall'Assessore regionale allo sviluppo economico. I lavoratori hanno chiesto in quell'occasione notizie e chiarimenti rispetto al proprio futuro, anche in vista del termine della cassa integrazione, termine previsto per la fine del mese di ottobre. L'assessore Paparella in quell'occasione ha asserito che l'area in cui insiste la Pozzi è un'area su cui sono stati sperimentati diversi strumenti, che non l'hanno tuttavia prodotto investimenti. Con la decretazione sul terremoto, Spoleto è stata inserita nell'area di crisi non complessa. Nel merito, per le quattro regioni colpite dal sisma sono state previste risorse per 50 milioni di euro e all'Umbria ne aspetteranno 7, che verranno dedicate all'area per mettere in atto processi di riqualificazione e reindustrializzazione che andranno il via a fine estate. Sono in corso trattative e proposte di acquisto che necessitano ovviamente della massima riservatezza, ma che la Regione sta seguendo con attenzione, auspicando che le varie situazioni, soprattutto sulla capacità, di concerto con il curatore, di trovare chi è davvero interessato all'investimento. Abbiamo creato le migliori condizioni climatiche e finanziarie affinché il potenziale investitore possa essere accolto nel modo migliore. Abbiamo messo a disposizione anche un pacchetto nel quale sono previsti incentivi affinché anche gli stessi lavoratori possano essere parte attiva della ripresa produttiva. Al termine dell'incontro, l'assessore Paparelli ha assicurato i lavoratori rispetto al fatto che nel mese di settembre avrebbe invitato una rappresentanza dei lavoratori per fare nuovamente il punto della situazione e fornire un aggiornamento rispetto alle manifestazioni di interesse e di trattative in corso alla presenza dello stesso curatore fallimentare. Ad oggi l'unica certezza è che la cassa integrazione per gli operai del settore ghisa è in scadenza a marzo 2018 e per gli operai del settore alluminio è stata rinnovata fino ad aprile 2018. Se non interverranno novità sostanziali, gli stabilimenti all'iscadenza definitiva della cassa integrazione andranno inevitabilmente incontro alla chiusura. Nessuna convocazione dei lavoratori è stata intervenuta da parte dell'assessorato e nessun chiarimento è stato fornito rispetto alle manifestazioni di interesse e alle trattative che sarebbero in corsa con possibili acquirenti. È tuttavia notizia recente di stampa locale che sarebbe da poco presentata manifestazione di interesse per l'acquisizione di una delle due aziende. Per questo io chiedo e interrogo l'assessore competente per conoscere quante e quali manifestazioni di interesse e trattative sono attualmente in corso per l'acquisizione delle due aziende o di una delle due aziende, e cosa ne sarebbe dei dipendenti di IMS e Isotta Franschini se si arrivasse alla scadenza della cassa integrazione straordinaria senza aver perfezionato alcuna acquisizione. Io eviterei anche, lo dico al consigliere Squarta, eviterei anche di fare propagande inutili, talune affermazioni che peraltro non invito a verificare, come le dirò nella risposta, perché la vicenda è una vicenda complessa che noi seguiamo in maniera molto attenta e quasi quotidiana. Senza per brevità di tempo rifare tutta la storia, dico solo che le aziende in Umbria del gruppo sono ferme da tempo anche a causa soprattutto delle difficoltà connesse al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. La cassa integrazione straordinaria, attivata dal luglio 2014,
prima dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria erano intercorsi i contatti con azienda di proprietà cinese per l'attivazione di un affitto di azienda che avrebbe portato alla concentrazione della produzione su Spoleto con riferimento alle Isotta Fraschini. Per IMS la situazione è più complessa, essendo necessaria, oltre alla onerosa riattivazione degli impianti fusori, anche una difficile verifica sui clienti e sulla tedesca Laier in particolare. In passato erano stati verificati gli interessamenti di alcuni gruppi esteri come l'israeliana Mogdal. La situazione non è di semplice gestione, dicevo, in quanto va considerata la particolarità dei settori di riferimento, delle lunghe sospensioni dell'attività che possono portare a difficoltà di recupero dell'attività d'impresa. I commissari delle Isotta e delle MS hanno ottenuto dal MISE il via libera per procedere alla cessione dei complessi aziendali. In entrambi i casi la procedura di amministrazione straordinaria ha previsto che dalla cessione delle aziende rimangano esclusi gli immobili per evitare un peso eccessivo rispetto ai potenziali acquirenti, almeno nella fase iniziale di riavvio delle attività. Noi abbiamo seguito costantemente l'avanzamento della procedura con i commissari giudiziari, con i rappresentanti dei lavoratori e con il Comune di Spoleto. L'assessore Paparelli non solo ha avuto successivi incontri rispetto a quelli tenutici qui, sia di carattere tecnico che di carattere politico, sia di carattere informale a Spoleto, sia pubblico, perché abbiamo fatto insieme al Comune di Spoleto e con la presenza di tutte le rappresentanze sindacali, abbiamo fatto una seduta pubblica sulle crisi che riguardano Orvieto, in particolare su questa vicenda. E tra l'altro è in programma un Consiglio Comunale aperto per il mese di gennaio, al quale ho già dato l'adesione. Sono state più volte organizzati anche incontri tecnici per verificare possibili interessamenti con imprese e professionisti, che hanno portato anche a una manifestazione di interesse preliminare che ha consentito la proroga di termini della procedura e di conseguenza degli ammortizzatori sociali, perché l'obiettivo che ci eravamo posti, il primo obiettivo in quell'incontro, era intanto allineare le scadenze degli ammortizzatori sociali a marzo 2018, proprio per consentire e consentirci ulteriori possibilità. Al 31 ottobre non risultavano formalizzate offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali di IMS e di Isotta Fraschini relativamente all'impianto di Spoleto. Per quanto riguarda l'impianto di Dongo, la procedura ha ricevuto una manifestazione di interesse di un gruppo cinese. Le strutture tecniche della Regione hanno costantemente monitorato la situazione in raccordo con gli organi della procedura e recentemente è stato riaperto un avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per il complesso aziendale di Spoleto. In esito a tale riapertura, peraltro non ancora scaduta, la procedura ha ricevuto nel corso del mese di novembre una manifestazione di interesse che avrà quindi accesso al data room al fine di acquisire informazioni sulle caratteristiche dell'azienda. In esito a tale percorso, per rispondere all'interrogazione, ai fini dell'avanzamento della procedura e l'eventuale avvio di trattative, dovrà essere formulata l'offerta vincolante che sarà valutata sulla base dei contenuti economici e dei livelli occupazionali, oltre che delle affidabilità. La procedura sta avviando anche le attività che dovrebbero portare alla proroga degli ammortizzatori sociali al 31 marzo 2018, che non è una cosa scontata. Cioè, si danno per acquisite cose che invece, se non ci fosse stato questi passaggi e questa manifestazione di interesse, la procedura non avrebbe potuto attivare. Siamo in contatto con tutto questo, sapendo che su Spoleto possiamo far leva con con un'ulteriore leva finanziaria, oltre che l'area essere stata parte dell'accordo di programma Merloni, ma con il fatto che il Comune di Spoleto è anche ricompreso nell'area di crisi non complessa dei comuni maggiormente danneggiati dal sisma, per cui sono stati stanziati 7 milioni che potranno essere utilizzati da investitori sia per rilanciare il tema del turismo che quello della manifattura. Quanto alle tutele, concludo, per i lavoratori successivamente al 31 marzo, nell'ipotesi che si sta cercando ovviamente di scongiurare di assenza di offerte vincolanti, la procedura di amministrazione, non avendo conseguito l'obiettivo della cessione dei complessi aziendali, si chiuderebbe, si aprirebbe la fase della procedura fallimentare. In questo caso i lavoratori si avvierebbero le procedure per il licenziamento con la tutela derivanti per gli stessi
dall'accesso alla NASPI per un massimo di 24 mesi, oltre agli strumenti di politica attiva, quale l'assegno di ricollocazione. Quindi tutto questo, di tutto questo sono stati e sono, vista la delicatezza, costantemente diciamo, informati sia le istituzioni che le rappresentanze. È evidente che questa, che ho citato alla fine, così non si può. Ho finito, è solo un caso, un'ipotesi di scuola, perché noi auspichiamo e lavoriamo perché in questi mesi si possano concretizzare quello che non è stato possibile concretizzare nei mesi passati. Vede, Assessore Paparelli, chi mi conosce sa che anche se siamo su posizioni diverse, ogni volta che ci sono questioni importanti, per me le appartenenze politiche non contano e la propaganda non conta, o conta tutelare il futuro, le aspettative legittime di decine e decine di lavoratori. Quindi anche in questa circostanza la politica dovrebbe superare le rispettive divisioni e capire quanto sia importante questo nodo cruciale. Quindi quello che noi continueremo a fare è vigilare affinché la politica, per quanto ciò di sua competenza, non molli l'osso per quanto riguarda questa problematica e continui a battagliare, a stare tra virgolette sul pezzo per quanto riguarda la cessione, speriamo che possa arrivare anche in tempi rapidi e soprattutto con delle garanzie per questi lavoratori, e in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse arrivare a questa situazione, che vengano garantite tutte le tutele che la legge prevista per queste decine e decine di lavoratori. E noi continueremo a vigilare affinché questo accada. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione non è nuovissima, però è comunque attuale, visto che ancora insomma, facciamo i conti con una difficoltà a far ripartire, a rilanciare il turismo in Umbria. I dati pre e post terremoto purtroppo insomma, ci hanno lasciato una situazione che è stata da poco anche approfondita nella commissione competente. E anche se questo trend, che appunto è stato positivamente, diciamo negativamente interrotto, il trend positivo dopo le scosse sismiche, a partire dalla primavera del 2017 ha visto una leggera risalita nelle presenze e negli arrivi turistiche in Umbria, ma comunque non possiamo abbassare la guardia e continuare ad investire perché l'Umbria torni ad essere una meta privilegiata durante tutto l'anno, cosa che naturalmente compenserà, speriamo, un po' le perdite che gli operatori del settore hanno avuto e continuano in parte ad avere. Purtroppo però, d'altra parte, anche nell'ultima edizione di due tra le più importanti manifestazioni con richiamo nazionale ed internazionale, Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi, c'è stata una completa sovrapposizione di date. Dal 7 al 16 luglio, anche se il Festival dei Due Mondi era iniziato il 30 giugno, in concomitanza tra l'altro con altri eventi minori ma con cartelloni di richiamo come in altre città, come ad esempio Foligno, ma anche la piccola San Venanzo con un festival d'autore. La stessa assessore Fernanda Cecchini in un'intervista di luglio appunto aveva sottolineato, diciamo così, la necessità di far dialogare i due maxi eventi, che purtroppo però annunciano le date dell'edizione successiva nella conferenza stampa finale dell'anno precedente, quindi l'ultimo giorno della kermesse. E sebbene l'edizione del Festival dei Due Mondi abbia fatto registrare un sold out, Umbria Jazz invece ha fatto registrare una flessione di presenze dovuta anche purtroppo alle nuove norme sulla sicurezza che ne limitano in qualche modo il suo aspetto di socialità, visto che la città di Perugia o anche altre città vivono molto appunto di jazz nelle piazze. La Regione è socia di entrambe le fondazioni e sostiene finanziariamente sia Umbria Jazz che il Festival di Due Mondi. Quindi chiedo appunto quali possano essere le intenzioni della Giunta regionale per evitare delle ulteriori future sovrapposizioni delle due manifestazioni, anche se molti sostengono che non hanno lo stesso pubblico, ma credo che diciamo una completa sovrapposizione possa ingenerare qualche limitazione sicuramente negli accessi a un pubblico che potrebbe essere interessato, e così garantirebbe nella nostra regione un'attrazione turistica sicuramente più variegata, ma anche nel tempo più diluita. Grazie. Sì,
Ma questo è un problema che si ripropone tutti gli anni, anche per il fatto che i festival si svolgono negli stessi periodi. Il Festival di Spoleto dura 16 giorni, Umbria Jazz 10 giorni, e solitamente c'è una sovrapposizione che ha visto comunque negli anni una settimana di concomitanza nel 2015, solo 3 giorni nel 2016, e solo nel 2017 ha visto concludersi entrambi i festival il 16. Questo forse anche per il fatto che il terremoto nell'area che comprende anche Spoleto ha messo nelle condizioni di dover avere più tempo a disposizione per garantire l'incolumità e la sicurezza, e a volte le date sono frutto anche della disponibilità di grandi artisti che naturalmente a volte hanno il potere di modificare anche i calendari, perché se uno vuole un grande artista che è libero in un determinato o in una determinata settimana, ne consegue che il festival aggiusta un po' il periodo tenendo conto di questo. Questo un po' è successo anche a Spoleto con Muti, e detto questo, la sovrapposizione è non per Umbria Jazz, che ha mantenuto il periodo di riferimento come sempre, e Spoleto che ha appunto posticipato. Come regione nel passato, e lo faremo anche nel futuro, cerchiamo di sensibilizzare perché si tenga conto appunto di un'offerta culturale che sia disponibile per tutti quanti, e quindi meno è in concomitanza e più è accessibile per tutti coloro che vogliono partecipare. La verità è che da un punto di vista turistico è da verificare quanto la concomitanza porti negatività, nel senso che in quel momento, in quel periodo, l'Umbria ha una maggiore potenza, una forza comunicativa a livello nazionale ed anche europeo, che credo porti valore aggiunto. Le due manifestazioni sono state entrambe positive, molto bene il Festival di Spoleto che aveva un grande cartellone, e discreto, non ottimo, Umbria Jazz, che tiene anche conto di una stagione che non aveva le grandi star come gli anni passati, e quindi poi il conteggio di biglietti si fa anche tenendo conto che se c'è solo una serata che fa migliaia di biglietti, quella fa la differenza. Quindi la piena disponibilità della regione a sensibilizzare perché i due festival tengano conto di questi requisiti, anche se la verità è l'Umbria, che è terra di festival e di grandi eventi, ha sempre, e l'avrà anche in futuro, la difficoltà di mettere di fare una cosa, come dire, per volta, proprio per il fatto che appunto per fortuna c'è una bella ricchezza. Mi fa piacere insomma che la Giunta sia sensibile però a questo tema, che lo ritengo nella completa sovrapposizione dannoso per l'income turistico, perché comunque si creano appunto diciamo degli affollamenti che magari in alcune, no, penso alla città di Spoleto, alla città dell'Umbria, che potrebbero essere meglio diluiti nel corso dell'anno, anche se capisco che la stagione estiva è quella, però non nella completa sovrapposizione. Sì, grazie signora Presidente. Il decreto del Ministro dell'Interno dell'11 settembre 2002 individua i posti di funzione da riservare ai dirigenti superiori e primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e agli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il decreto del Ministro dell'Interno del 24 maggio 2017 modifica la tabella B del predetto decreto, prevede nella parte dedicata alla Polizia Stradale nel contempo l'eliminazione della voce Perugia dai posti di dirigente compartimento Polizia Stradale, qualifica primo dirigente, e l'inserimento della medesima voce tra i posti di dirigente sezione Polizia Stradale, qualifica primo dirigente. Il decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30 maggio 2017, tra l'altro sopprime il compartimento della Polizia Stradale per l'Umbria e attribuisce la relativa competenza territoriale al compartimento della Polizia Stradale per il Lazio, con sede in Roma. La predetta riorganizzazione ha prodotto di fatto un oggettivo indebolimento della struttura della Polizia Stradale di Perugia e in Umbria.
il declassamento della polizia stradale sopra evidenziato con il trasferimento del relativo presidio decisionale presso un'altra regione non è che l'ultimo tassello di un'ormai consolidata strategia che prevede il ridimensionamento della presenza dello Stato, dei suoi servizi o quantomeno dei suoi vertici dal nostro territorio. Quindi con la presente interrogazione interrogo la Giunta regionale per sapere se è intenzionata a intervenire presso il Governo nazionale, in particolare presso il Ministro dell'Interno, per restituire il compartimento della Polizia Stradale per l'Umbria e se è intenzionata più in generale a difendere in tutte le sedi necessarie il mantenimento sul nostro territorio regionale dei vertici decisionali delle amministrazioni dello Stato tuttora presenti. Grazie. Grazie Presidente, grazie consigliere Solinas per aver evidenziato nella sua interpellanza questa questione. Effettivamente con decreto del Ministro dell'Interno del 1 settembre 2002 sono stati individuati i posti di funzione da riservare ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e agli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Con decreto poi del Ministro dell'Interno del 24 maggio 2017 è stata modificata la tabella B del predetto decreto, prevedendo nella parte dedicata alla Polizia Stradale nel contempo l'eliminazione della voce Perugia da posti dirigente compartimento stradale, qualifica di primo dirigente, e l'inserimento della medesima voce tra i posti dirigente sezione Polizia Stradale, qualifica di primo dirigente. Con decreto poi del Capo della Polizia, Direttore Generale Pubblica Sicurezza del 30 maggio 2017, è stato soppresso il compartimento della Polizia Stradale per l'Umbria ed è stata attribuita la relativa competenza territoriale al compartimento della Polizia Stradale per il Lazio con sede in Roma. Per quanto precede non si può che condividere ovviamente l'iniziativa fatta e l'assoluta necessità di intervenire in ogni sede opportuna al fine di contrastare il fenomeno, diciamo così, di alcune volte diffuso di depauperare ulteriormente il territorio, causa anche di un ulteriore indebolimento delle strutture come questa della Polizia Stradale in Umbria. Tale declassamento della Polizia Stradale è sopravvidenziato con il trasferimento relativo del relativo presidio decisionale presso un'altra regione, determina un ridimensionamento della presenza dello Stato o quantomeno dei suoi vertici sul territorio umbro. A ciò si deve aggiungere diciamo così, anche altre iniziative di razionalizzazione. La Giunta regionale pertanto è determinata, come ha già fatto nel recente passato, a portare avanti iniziative che in alcuni casi hanno raggiunto importanti diciamo così, risultati, come quello per esempio degli uffici postali, per garantire il ripristino, laddove possibile, della situazione ante rispetto a questi decreti. Quindi la Giunta regionale si attiverà in questo senso, consigliere. Grazie Assessore, ho apprezzato la sua risposta, la sua replica e confido nella vigilanza da parte della Giunta regionale, in particolare del suo assessorato, su questo tema che sta molto a cuore ai cittadini e agli operatori anche della pubblica sicurezza e della Polizia Stradale. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi, buongiorno agli assessori, in particolare all'assessore Chianella. Come noto Assessore, purtroppo anche in conseguenza degli eventi sismici del 2016, l'Umbria è una regione ad alto tasso di pericolosità sismica, con oltre il 50% del territorio contraddistinto e classificato come zona ad alto rischio sismico. In questo quadro è sempre più fondamentale, per ridurre le conseguenze drammatiche di un terremoto, attuare una politica di prevenzione sismica volta ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verificano danni conseguenti ad eventi sismici. Considerato che con decreto del 15 aprile 2013 il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha ripartito tra le regioni italiane le risorse finanziarie per l'attivazione delle azioni di prevenzione sismica a valere sulla legge 77 del 2009, con le quali risorse l'Umbria ha avviato due programmi per interventi strutturali di miglioramento sismico di edifici privati, e considerato che con decreto del 14 dicembre 2015 il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, dopo averle ripartite, le ha assegnate queste risorse proprio per l'attivazione in tempi brevi delle azioni di prevenzione sismica, e considerato che la Regione Umbria
preso atto della crisi sismica verificatasi, ha ritenuto imprescindibile utilizzare a scorrimento la graduatoria di merito dei soggetti considerati ammissibili a contributo, ma non finanziati per carenza di fondi, non ancora esaurita, approvata con delibera numero 575 del 23 maggio 2016, dove ancora risultano 209 richieste ammissibili a contributo, ma non finanziate, e considerato che la Regione Umbria, con delibera del 6 settembre 2016, ha destinato per interventi di prevenzione del rischio sismico risorse pari a 3.260.806,67 euro per finanziare ulteriori 65 richieste di contributo ammesse, di cui 2.366.000 la Giunta le ha trovate attraverso le risorse che aveva destinato alla riduzione del rischio sismico per l'annualità 2014 e 894.553 euro come economie registrate nell'annualità 2015. Considerato che gli interventi ammessi a contributo su edifici di proprietà privata rientrano in due categorie, intervento di rafforzamento locale e interventi di miglioramento sismico, evidenziato che il numero degli interventi ammessi a contributo, come detto, sono 65 e riguardano i comuni di Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Pietralunga, Montone, nello specifico 8 interventi a Città di Castello per 381.750 euro, 48 interventi a Gubbio per 2.484.750 euro, 1 a Montone per 20.000 euro, 2 a Pietralunga per 59.500 euro, 6 a Umbertide per 295.000 euro. Ad oggi, Assessore, per la maggior parte di queste richieste non c'è stata l'erogazione del contributo e quindi molti degli interventi privati risultano purtroppo ancora fermi. In questo quadro, Assessore, la interrogo al fine di capire quando questa graduatoria sarà sbloccata, proprio per completare questi interventi di miglioramento sismico ammessi a contributo, vista anche l'importanza di prevenire i danni conseguenti dai terremoti che purtroppo colpiscono frequentemente la nostra regione. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. La legge 77 del 2009 in realtà stabilisce l'istituzione di un fondo per la prevenzione del rischio sismico con importi importanti di 145 milioni per l'anno 2015 e 44 milioni per l'anno 2016. L'attuazione dell'iniziativa è avvenuta con l'emanazione delle ordinanze del 2015, la 293 e la 344 del 2016. Esiste in realtà una graduatoria più generale, a suo tempo l'Umbria era stata suddivisa in due zone, zona nord e zona sud, ed erano state attivate delle graduatorie, una approvata nel 2013 per quanto riguarda gli interventi su edifici privati nella Umbria cosiddetta Nord e l'altra con DGR 171 del 2015, febbraio 2015, graduatoria su interventi privati della cosiddetta zona Sud, tra virgolette. Sono stati poi finanziati una serie di interventi con i fondi determinati da queste ordinanze commissariali e sono andati, diciamo così, via via a scorrimento le graduatorie a suo tempo, diciamo così, definite. La graduatoria di Umbria Sud, che era quella però più corta, tra virgolette, cioè era quella dove c'erano meno domande, è stata sostanzialmente esaurita, mentre altre domande rimangono da finanziare nella zona nord. Questo assessorato, l'assessorato che io rappresento, aveva predisposto delle delibere nel luglio scorso per il finanziamento complessivo a scorrimento che avrebbe visto probabilmente l'esaurimento della graduatoria stessa nella zona nord. Se non che però questi atti nel luglio scorso sono stati ritirati perché nelle interlocuzioni che la Giunta aveva con il commissario della ricostruzione sembrava che questi fondi fossero stati diciamo così invece utilizzati per l'attivazione di altri interventi soprattutto sulle scuole della regione, quindi sostanzialmente noi abbiamo bloccato queste procedure con questa interlocuzione. Poi è cambiato il commissario, ad oggi non abbiamo ancora, diciamo così, una risposta rispetto a questo, quindi è chiaro che avremmo dato, tra virgolette,
come dire, priorità a edifici sensibili come possono essere appunto le stesse scuole, che comunque hanno finanziamenti anche diversi. Questi fondi sono nell'avanzo della Regione dell'Umbria, chiederemo la loro reiscrizione nel bilancio 2018 e sono fondi che riguardano edifici pubblici strategici per circa 5 milioni e mezzo e per quanto riguarda gli edifici privati che riguardano i comuni che lei ha citato nella sua interpellanza di circa 4 milioni e 6. Quindi i fondi ci sono lì, bisogna capire un attimo i programmi più generali ovviamente del commissario, del nuovo commissario della ricostruzione e con l'interlocuzione che avremo presumibilmente in questi ultimi tempi, all'inizio del prossimo anno, definiremo questa situazione. Chiederemo comunque la reiscrizione di questi fondi che sono lì appostati nell'avanzo di amministrazione. Grazie. Grazie Presidente, grazie Assessore. Sì, credo che sia veramente urgente in qualche modo intanto sbloccare questi fondi, perché purtroppo, l'abbiamo visto anche durante i lavori in Commissione, ormai questo avanzo vincolato sta completamente ingessando anche le possibilità, poche in verità, che abbiamo di movimento e di flessibilità con riferimento al bilancio, sia 2016-2017, ma ora in particolare quello relativo al 2018. È chiaro che questo tema della prevenzione sismica è un tema essenziale, basilare. Glielo dico perché sono convinto che se c'è stata una possibilità di utilizzare questi fondi al fine di integrare quelli già dedicati agli edifici pubblici, in particolare alle scuole, è chiaro che nessuno mette in qualche modo in condanna questa scelta. È altrettanto vero che un percorso era iniziato, una graduatoria era esistente, molte persone avevano fatto affidamento su queste risorse proprio per migliorare la protezione sismica dei propri immobili. Quindi le chiedo se è possibile un monitoraggio e anche una sollecitazione alla nuova commissaria al fine di dare delle risposte certe a tutta la nostra comunità, in particolare quella dell'Umbria del Nord. Grazie.